Ciao a tutti, ciurme, benvenuti da Gigrin in questo nuovissimo episodio su Plague Tale Innocence. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno, dobbiamo andare a incominciare il capitolo 4, ragazzi, che si intitola L'Apprendista. Missy e Hugo riescono per in tempo a fuggire dal monastero e a non essere sopraffatti da orde di ratti che li aspettavano. Fuggono al tramonto, consapevoli che i ratti sarebbero stati spaventati dagli ultimi raggi del sole, e si dirigono alla fattoria di Laurentius. Sarebbe pure ora di trovarlo, sto benedetto Laurentius. La volta scorsa, ragazzi, abbiamo fatto questo primo importante incontro, tra virgolette, con i ratti, ed è stato un incontro, direi, abbastanza agghiacciante, e continuo a dire che l'effetto, ragazzi, dei ratti è fatto veramente molto bene. Oh, no, amore, no. It's too dangerous. Are there rats there too? Maybe. I don't know, Hugo. I'm scared. They'll find us when it gets dark. We'll be safe with Laurentius. Come on. Eh sì, dobbiamo muoverci e vedere se riusciamo a trovare questa benedetta. A windmill. Is that Laurentius's farm? I hope so. Speriamo, piccolo. A real windmill. Oh. If we're careful, you'll be seeing one very soon. Ok, basta che seguiamo il sentiero, non credo che possiamo tanto sbagliarci effettivamente. Sono davvero curiosa di conoscere sto benedetto Laurentius. È da diverso tempo ormai che va avanti sta cosa. It's one of the men that attacked the house. The Inquisition. They're here. A metà, pure sto tizio è stato lasciato a metà. Bene, sono qua. Che gioia, yuppidu. Anche in questo caso, Fucking animals. Do I look like a rat? How should I know? We have to get out of here before the sun goes down. They like the dark. So back to business. Ok, allora ragazzi, qua bisogna distrarli sì o sì. Come faccio? Ok, l'unica è far arrivare... Oddio, aspetta, l'unica è far arrivare il tipo qua. E poi quando torna indietro... Noi passiamo. Credo che sia l'unica cosa. Rimaniamo nascosti qua dietro. Vede, buon uomo? Non c'è niente lì. Stia tranquillo. Nah, nothing. Nothing here. No, no, niente, niente. Ha perfettamente ragione. Ah, possiamo passare attraverso l'erba qua. Non ci ho fatto caso. Pensavo di dover... Ecco, mi sono persa l'occasione, ragazzi. Vedete quanto sono imbecille. Perché pensavo di dover passare sopra il carro. Quanto sono stupida. Vabbè. E rilancerò di nuovo il sasso allora. Di nuovo, signore, non si preoccupi. E invece, non si preoccupi, noi passiamo di qua. Meno male che non si è accorto di noi. Dove sarà? Ok, l'altro uomo è. There's a bridge that leads to the farm. Sì, l'ho visto, amore, l'ho visto. Allora. The Grand Inquisitor should just tell us what he really wants from us. Ok, prendiamo tutto, ragazzi, e vediamo un po'. Ah, c'è anche dell'altra roba qui. Ok, c'ho un vaso e noi dobbiamo passare di qua, per cui lo devo attirare di là, ragazzi. Ok, prendiamo pure il vaso e lo lancerò di qua, sperando che lo senta. Someone's looking for that noise. Oddio, no, ci sta andando pure l'altro. Ecco. Ecco qua, come l'ho detto. Cioè, no. Non ci siamo proprio. Vabbè, no. Quanto posso essere asina, ragazzi? Vediamo, forse qua basta. Ok, approfittiamo. Tanto a quanto pare di qua non ci possiamo passare. È tutto sbarrato, dovremmo fare il giro lungo probabilmente. Ok, cosa c'è qua? Ecco, quanto sono stupido. Niente, niente. Tu non hai visto niente. Assolutamente niente. Ecco. There's a hole in the wall. Dove, amore? Dove? I'm too big. You'll have to go in and open the window for me. See me. I'll keep him busy. Trust me. Sì, sì, tu stai tranquillo. L'altro tizio è ancora lì insospettito. Ci penso io a distrarli. Non preoccuparti. Ok. Vai lì. What was that noise? Vai. Vai, Hugo. Deciso però, vai. Come on. I'm going. Oh.
uscito. Hey, you've seen your last sunrise. Ehi, pazzoni di merda, vieni qua. Non ci sto a credere, ragazzi. Oh! Ma che cazzo? Vabbè, questo perché quel pezzo di merda prima mi sono fatta scoprire tale quale. Sì, 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 ci penso io. Ok, vai. Mo sì, prima mi ha fregato il fatto che sono andata da là e tipo ma... Ecco, stai lì Hugo, non ti muovere. Vai di nuovo amico. Sì. Sì, sì, è la seconda volta, infatti. Controlla bene, è normale che un secchio faccia rumore da solo. Ok. E chi c'è qua? Well done. Amicia, we have to get out of here. Lo so, amore, lo so. Ho preso pure un attrezzo. Oh, oh. Dove sarà mai... Ah, è lì l'altro tizio. Ok, ci hanno dato il vaso, ragazzi, per una ragione, eh. Però suppongo che noi dovremmo andare di lì. Per cui probabilmente dovrò lanciare il vaso di qua. Vai. Vai, 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 amico, vai. Noi ce la squagliamo da quest'altra parte, invece. Oh, no. They blocked off the farm. Ah. Accidenti. Ah, pure. And what are we looking for, exactly? A five-year-old kid. Hugo the Room. Brown hair, blue. Lo stanno proprio cercando. Lord Nicholas alive. Shh. Usual. Captain of the Purple Guard wanting them alive? Very important, I was told. Lord Nicholas has his orders direct from the Grand Inquisitor. Ah, pure. So keep your eyes peeled. Non posso passare di qua tranquillamente, mo non lo so. Beh, sono tutti di spalle, io ci provo. Va bene, adesso me la so cavata. Vediamo il prossimo passo. Dov'è che devo andare? Allora, qua avevo visto qualcuno però, qua dentro. Ma forse non è qua che dobbiamo andare, ragazzi. Per cui voi non fateci caso, eh? Io sto andando un po' in giro. Ecco. Pure. Niente, niente, niente. Non posso andare là. Ecco, sapevo. Ma perché non corrono? Perché non corrono? Se c'è uno che li insegue, perché non corrono? Caspita! Ah! Allora, oh, ok, era qua che dovevo andare. Quanto sono imbecille! Forza e coraggio, non c'ho basi. Ok, ma di sicuro ci scopre, ragazzi. Di sicuro. Almeno perlomeno mi auguro di no. Vivamente. Ok, l'alcol l'ho preso. Adesso, ah, lì ce n'è un altro. Cerchiamo di fare attenzione. Non ho idea se adesso questo scenderà di nuovo. Mi auguro di sì. Si sta muovendo, perfetto. Prendiamo sto vaso. Attiriamo questo brutto zoticone laggiù. Ok, vai lì amico, vai vai. Vai vai vai, don't worry, non ti preoccupare. Tu devi solo controllare. Oddio, ti prego, muovite. Oh, meno male. Allora, adesso qua c'è un banco da lavoro, perfetto. Non possiamo migliorare una cippa, ragazzi. Una cippa di niente. Mi dispiace, grossa delusione, ma allora... Devo continuare di qua, dimmi. What does I do? Ah, amore, lo sapessi. They're the ones who did something. Effettivamente. Will they hurt us? They are not going to catch us, alright? Alright. Va bene. Stiamo allungando la strada, ragazzi, di un sacco, perché ovviamente il ponte era la via più diretta e veloce, e invece... Siamo costretti a fare il giro lungo per... Ma che cazzo? Dove vai? Hugo? Hugo? Where are you? Oi? Hugo, it's not funny. Oh, oh! Dove è andato? Oh! Hugo! Did I scare you? Oh! The Inquisition is here, Hugo. Do you want them to take you away? Don't ever do that again. Alright. Vabbè, dai, cioè, stava giocando, ragazzi. Oh. Ok, con calma un attimino, eh. Con calma un attimino. Troviamo il posto dove nasconderci. Anche se qua non credo che sia molto sicuro. Forse dobbiamo passare in mezzo ai maiali. Probabilmente sì. Ok. Ammazza come sono grossi. Minchia, sono più grossi di me e te lui messi insieme. Madonna. Non puoi aprire
Ah, ok. Ah no, pensavo lo dovesse aprire. Vabbè, ogni volta, ragazzi, interpreto proprio come il culo. Allora, il vaso l'abbiamo preso. Qua dentro che cosa c'è? Vediamo un po'. Corda e cuoio, perfetto. Qua perché dovrei aprire? Non lo so, ma a questo punto è meglio lasciarlo così. E usciamo di qua. Oh, che sfiga! Niente, niente. Lascia perdere, non hai visto niente. Mica l'avevo visto sto stronzo. Vabbè. Me ne sono accorta. Cazzarola. Allora, un vaso ce l'abbiamo. Dobbiamo provare ad attirarli entrambi di là, ragazzi. Proviamo. Vai, vai. Vada! Vada, buon uomo, non cincischi! L'altro tizio dov'è? Ok. Caspiterina. Come on. Ain't nothing here. No, no, infatti non c'è niente. Come è potuto venirti in mente che qui ci sia qualcosa? Povero stolto, povero mentecatto. Allora, là c'erano delle cose con cui far fare rumore. Oddio, aspetta, mi stavo rischiando tantissimissimo. Ok, approfittiamo, vediamo se riesco a passare ad arrivare qua. Ecco. Niente, di nuovo. Ok, sasso, usiamo, facciamo rumore perché sennò qua siamo nella cosiddetta cacca pupù. Perfetto, voi controllate di là, eh? Ah, cazzarola. Devo passare pure da qua. Ma se mi vede qualcuno, mi incavolo. Good, because when a rat bites you, it poisons your blood. You get boils all over and everyone sì. around you can get it and die too. Sì, sì, è così. Che fa la peste. Think we'll just leave him where he is. Zitti! E andate a controllare i rumori. Brutti scalzafatiche. Andate. Ok, non so dove nascondermi. Ok, c'è dell'erba alta. Qua approfittiamo, ti prego. Fa che non mi vedano. Oh, ok. Meno male, almeno siamo riusciti ad arrivare fino a qua. Oh, Gesù, ragazzi, quanta gente che c'è! Tu rimani lì, zio! Ecco. Rimani lì, eh? Oddio, è questo? Che cavolo. No, mo mi vede. Ah, ho calcolato male i tempi. Non l'avevo visto quest'altro, ragazzi. Niente, raga, il tizio tornerà di qua. Dovrò usare un altro sasso. Ma perché non torna indietro? Che cavolo! Ok, ragazzi, sta tornando indietro. Approfittiamo. Vai. Oddio, spero che non mi veda l'altro. Oddio, che ansia, ragazzi. Non si può vivere così, Non si può vivere e giocare così. Maledizione. Allora, tu intanto sai che vuoi fare? Poi ti fai un giretto di nuovo di là, perché mi era sembrato di vedere qualche procione. Ok, eccolo che va. Bravo, stai facendo il tuo lavoro egregiamente, zio. Davvero egregiamente. Di qua possiamo passare senza che nessuno ci veda. Ecco, come non detto. Cioè no, da dove mi ha visto mo quello là? Ditemi, dove stava questo? Ah, vabbè, giustamente. Cavolo, che vista che c'ha sto stronzo. Quello era, oddio, era tipo un nido dei topi. Che schifo. Allora. No, they can't. Di sicuro al di là di questo muro ce ne sono altri, eh. Aspettatevelo, ragazzi. Non pensate di essere già al sicuro. Perché. Oddio. What's happening? Non è che c'è sta l'invasione dei ratti, no? Boh. We can't stop. Not here. Merda. I feel funny. Come on. You'll be able to rest when we get to Laurentius's place. Cos'hai, amore? It hurts. I don't know what to do, Hugo. What would mommy do? Give me medicine. I can carry you. That's the best I can do. Come on, climb up. Oh. Che teneri, così andiamo ancora più lenti. Però ragazzi, cioè, sto povero bambino. I shouldn't leave the house, you know. I know. That must be why I feel all funny. You're just tired. Non può essere, però
Qualcosa c'ha, ragazzi, sto bambino. Nothing. Qualcosa ha, deve essere qualcosa che fa sì che questi dell'inquisizione lo cerchino. Ma ci siamo? Like mommy. He'll get us to safety. All right. It's true, it's dangerous out here. But sometimes it's fun too. You'll get better one day. Are those dead animals? What on earth happened here? We're going to have to be careful now. You better get down, Hugo. Gesù. It's getting in my shoes. Lo so, amore. I don't believe it. Sono maiali. Maiali, cavalli. Oddio, meglio stare alla larga da ste cose. Io che stavo là a guardare. Oh! Sì, che è morta me ne ero accorta. Ah, 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 ah. Ok, cerchiamo di stare più di qua allora, Sì, ma corri da là! La torcia, che cavolo! Oddio, vabbè, bene correre, mi sa. Hugo per... vabbè, no. Vabbè, ma che cavolo! Sì, il fuoco, ci vorrei andare verso il fuoco, madonna santa. Lo so, amore. Oh, qui. Luce, via. Oddio, ma ce ne sono anche qua sopra. Oh, o so quelli dell'inquisizione, o so i ratti. Cioè, no, raga. Che schifo, raga. Ma state a vedere montagne d'animali. Madonna. Ah, ok, ragazzi, possiamo passare così. Tac. Scusate, ammazza che... Oddio, che schifo. Are they really all dead? Sì, amore. They've been slaughtered. Sì. Inquisition, probably. Ma non credo proprio. Oh, lo so, amore, orribile e disgustoso, ma purtroppo non abbiamo altra scelta che passarci in mezzo, che schifo. Allora, attenzione, perché adesso dovremo cominciare ad usare sti benedetti ramoscelli. Una cassa, cosa c'è dentro? Ok, zolfo, salnitro, perfetto. È che quando stanno così, ragazzi, ci mettono il triplo del tempo... No, sono stata stupida, perché la dovevo accendere di qua, il ramoscello. Quando stanno così, si muovono di una, insomma, ad una velocità imbarazzante. Però giustamente devono stare vicini, proprio per evitare che questi maledetti ratti schifosi li divorino, tipo stile piragna. Ok, accendilo. Ecco fatto. Oh... Adesso là sotto ce n'è un altro. Dobbiamo vedere un attimo cosa fare, raga. Dai, io mi auguro di fare in tempo ad accenderlo. Accendilo. Oh, perfetto. Adesso questo lo dovremo trasportare fino a là. Perfetto. No, raga, ma comunque non è possibile che ci siano montagne e montagne di animali morti. Maybe to contain the rats here. Madre mia, che schifo, ragazzi. Cioè, ma quanti animali ci avevano qua, veramente? Lo so, amore. Don't talk. È una parola. Vabbè, ma che pretendi da un bambino, cioè, così piccolo, veramente? Sta facendo pure troppo, anzi. Oh, ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta? Sì. Perfetto. We did it. Oh. We made it. Grande. Hello, Laurentius. Shh, Hugo. Non sappiamo chi ci può essere. Did you think of that? Sorry. Dai, non accusarlo così tanto però, Lo tratta proprio di merda, come se lui fosse totalmente consapevole di quello che fa. Che ne sa lui della vita? Ma no, dai, poi ci sono io qua che ti proteggo, stai tranquillo. Allora. What's left of it? It's pretty. Oh.
Ok, tessuto non possiamo prendere, cioè no, salnitro non possiamo prenderne più. La musica, raga, quanta roba è la musica. Allora, prima di avvicinarci alla casa, direi di dare uno sguardo qua intorno per vedere se c'è qualcosa di utile. Infatti qua c'è una cassa. Vediamo un po', corda e salnitro che non possiamo prenderne più. Resta una... non posso lasciarlo? Ah, pensavo di poter andare di là. The horse. The rats must have been here. Purtroppo, oh, sì. Madonna santa. Vabbè, qua ci sarà qualcos'altro. Questa che è una botola che portare sotto, non è che poi ci servirà, no? Come on, get up there. All right. Potevo andare anche da sola un attimino, anche perché poi devo tornare fuori, vabbè. Come non detto, non ce la sentiamo di lasciarlo da solo. Ok, prendiamo le pietre. Qua ci deve essere qualcos'altro. Va bene, qua niente. Torniamo di sotto, ragazzi. Andiamo a sta benedetta casetta. Dottore? Dottore? È lì? Yuhu? È là? Toc toc? We have to get in somehow. Vediamo se lo troviamo il modo. Ciao, amore. Ciao, bello. Hello there. Oh, you're still alive. Not tonight to stay outside. I'm sorry about your friends. Oh. Che tenero, ragazzi. Parla col maiale, pensate un po'. Vabbè, vediamo qua se possiamo fare qualcosa. Qua no, non si può entrare. Qua non c'è niente, va bene. Questo maiale è l'unico superstite tipo di migliaia e migliaia che sono stati brutalmente sterminati. Chiusa, guarda caso. Hugo, puoi entrare, però mi devi aprire la porta tipo in un nanosecondo, Open the door for me quickly. Non andare lì dentro navigando. Oh, bravissimo. Good. E là? You? C'è nessuno? It smells funny. It's alcohol from the stills. Ok. Spero non sia puzza di altro. Allora, possiamo... Someone's there. Let's go and see. Bene, riduce il tempo impiegato per uscire a caricare la fionda. Ok, direi di migliorarlo visto che possiamo, ragazzi. Not bad. Oddio. Not bad. Ma chi è che sta tipo esalando l'ultimo respiro? Che schifo, è malato. Ehi, signore. Signore con la tosse. E con la peste forse pure. Madonna quanto è grande sto posto. E chi l'avrebbe mai detto? Signore, allora qua ci sono dei prosciutti appesi, ragazzi, non è un buon segno, così ve lo dico. Pensavo di poter aprire la porta. Vabbè, andiamo di sopra. Signore, signore moribondo, è qui dentro? Ehi. Who are you? Magister Laurentius. Stop right there. He's contagious. Oddio, no. Hugo. Si è ammalato. Yeah. Pure lui. The Inquisition came. We lost everything. There was nothing I could do. I... Of course, they came for him. An evil, an ancient evil, courses through your family's veins, in its blood. Your mother and I attempted to slow its progress, but ever since the Great Break, the process has quickened. You must protect him, Amicia. Continue your mother's work. Me? But how? My parents tried and now they are both dead. Leave me alone! Ma perché? They're here. The rats are dangerous, but disorganized. Inquisition, however, they seek the boy tirelessly. We have to disappear. Head to the Chateau d'Ombrage. Lucas, go to the barn. You will finish the Ignifer. Don't try to talk. I will prove myself. I'm sorry about your parents, but you're not alone anymore. No. We have to move fast. You can help me make the Ignifer. It will protect us from the rats. Ma perché tratti male tuo fratello? Come, Hugo. I don't want you to stay here. L'hai trattato male un attimo fa?
Povera Stella, ragazzi. Cioè, il dottore l'abbiamo cercato per così tanto, è malato, tipo morto. E lo sapevo? Come lo sapevo, avete visto che ho già addocchiato quei benedetti prosciutti? The Hams, good idea. Già. But they're frightened of the light, the lantern. It's all right. Ok, la lanterna o i prosciutti, non lo so. Colpisce una lanterna per romperla. Ok, perfetto, possiamo pure fare così. Sorry. Don't worry. Prendetevi i prosciutti, ragazzi. Andate pure di qua, però questi insomma stanno ancora qua. Proviamo a rompere pure l'altro. Ecco, giustamente adesso è arrabbiato. Stay close to me. Sì, sì, sì. E come no? It's been a long trip. Mannaggia la pupazza, mannaggia. E che cavolo? They've come back. They're everywhere. We have to reach the back of the barn. Ecco. We can't leave without the igniter. How are we going to do it? Adesso la troviamo la soluzione, non preoccuparti. You go. Oh! We need meat. Dead or alive. Che cavolo. Il maiale seguirà questo, no? I see. Let me help you. Ovviamente sì. You could say that. Sì, gli diamo da mangiare per far sì che diventi da mangiare. Oh, ci rimarrà di merda adesso che vedrà che lo daremo in pasto ai topi. Vieni qui, maialino. Vieni qui. Eccoci qua. We have to make sure it stays. I'll close the door. Ok, hai detto che la chiudi. Vieni, Hugo, andiamo, dai. Vieni con me, forza. No, non me la vuole dare la mano. Niente da fare. There's a ladder down the side. Come on, let's go. Okay. Hugo. Andiamo. Hugo, listen. You can sulk if you like, but stay close. L'hai trattato di merda, come pretendi che stia? Dico io, no? Andiamo, amore, dai, forza, forza. Vai su. Climb up. Bene. Ragazzo, indicaci la via, ce la sta indicando Hugo. Va bene. Yes. Hugo, look away, please. Why? Perché sta per succedere qualcosa di veramente orribile. Ok, spacchiamone una. Amicia, what are you doing? Fammi senti ancora di più in colpa. We have no choice, Hugo. We have to get the rats away. Horrible! You're just like all the others. No, amore. There was no other way. Non mi odiare, ti prego. Over here. Ecco, vedete che avevo detto che quella botola era importante? Lo sapevo io. Hugo, lo so, amore, non mi far sentire ancora di più una merda. Che già mi ci sento abbastanza, ti prego. This is more than just a doctor's lab. My master is also a bad one. Your name is Amicia, right? Sì, sì. I'm Lucas. I would like to show you Lucas. But okay. It requires alcohol and sulfur. Ce l'ho. There must be some around here. Tell me when you found them. All right. Alcohol and sulfur. Okay. Alcohol, sulfur. This oven. It must be what they call an ethanol, an alchemical blend. I'm dissolving the reagent. Vabbè, vediamo qua dentro cosa c'è. Just alchemy. Lucas. Ok, zolfo e zolfo, perfetto. They spent quite a bit of time here. And is he going to die? Qua dentro? Demons. I'll do everything to make sure that doesn't. Ratti, li tengono chiusi là dentro. E ciao. A pietre dovrei avere tutto il necessario, almeno credo. Tieni, Lucas. Right. Now you have to mix them. Do it slowly, it's not dangerous. All right. Ora puoi creare l'ignifer. Tieni premuto R1 per aprire il menu selezione. Ok, selezioniamo e teniamo premuto per crearlo. Ok, perfetto. Oh, ok. 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 Vediamo. Ok. Ok. E vai.
Oh, ok, oh. Grande! Oh, it makes fire! Did I do that? Did I really just do alchemy? Huh? Yes. Pazzesco! It's perfect. Like mother, like daughter. You know what? Nostra madre era alchimista, davvero? Oh, anche altri proiettili, certo! Thank you. I finished my mixes. You have to go back to Laurentius. Ah, pure. Amicia, you should go ahead. Dopo tutto quello che abbiamo fatto per arrivare fino a qua, dobbiamo pure tornare dal vecchio. E vai. Va bene. Adesso, ragazzi, possiamo dare fuoco. Sì, 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 ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ok. Ok. Andiamo, ragazzi. Non vi preoccupate, adesso che c'ho il potere del fuoco, sono invincibile. Oh, andiamo, andiamo, andiamo. Non c'è tempo da perdere. Ormai il medico sarà tipo morto, ragazzi. Ok, possiamo uscire da qua, suppongo, no? Ah. Sì, sì. Tac. Via, bestiacce. Perfetto. Come on. Leave me alone. Hugo, listen. About earlier, I just wanted to tell you that I'm... No, Amicia, Laurent! The house has gone dark. No, no! No, no! No, Lucas, wait! You're settling down! Look out! Madre mia! Do something! Troppo... E che faccio? Now. Oh... Hey, stop! We need you! Look! Uh-huh. Time to go! Hugo! Lucas! Run! Ok, si spengono velocemente. Ok, ma lì li fai poi riaccenderli. Where does this trail lead to? Ok. Lucas, via! Where's this taking us? Oh! Non è... Ah, ok, ce n'è ancora 4. Perfetto, dopo questo. È fantastica sta roba, ragazzi. Possiamo fare anche noi il fuoco. Ci siamo. Ah! Which way? Di là, di là. There's a boat over there. Sì, 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 non ti preoccupare. Gli do fuoco io. Wow! Via, ragazzi, correte, ragazzi. Correte. Dobbiamo stare dietro al fuoco, perché sennò è la fine per noi. Vabbè. Eh sì. Oddio, che incubo. Oh, 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 oh. Ragazzi, si è prenotata una corsa. Mi sembra una corsa normale questa. Via. Bestiace. Ok, abbiamo un nuovo membro nella nostra squadra. Mi dispiace, amico, davvero. Quindi l'apprendista era lui, perfetto. Il prossimo capitolo si chiama Il bottino dei corvi. Ok, è stato, diciamo, abbastanza interessante, ragazzi. E abbiamo conosciuto questo nuovo elemento che probabilmente sarà anche importante. Purtroppo Laurentius, ragazzi, non è che ci ha aiutato più di tanto, perché non ci ha detto quasi praticamente nulla. Per cui, vabbè, riprenderemo la prossima volta da qui. Ragazzi, la storia di sicuro si andrà comunque infittendo, perché Hugo ha qualcosa, nasconde qualcosa dentro di sé, ragazzi. Interessa comunque molto all'inquisizione. Non lo so, raga, vedremo. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Vi abbraccio a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!